amiche e amici, buongiorno. Siete con noi per l'inizio di questa puntata di Tutta Salute, la puntata dove ospitiamo quelli che sono in prima linea per combattere la battaglia che vogliamo vincere tutti quanti, tutta l'umanità vuole vincere la battaglia contro il coronavirus. E per vincerla è importante che tutti, non solo chi è in prima linea, ma anche chi sta a casa, perché bisogna stare a casa se non per motivi necessari, rispetti le regole. Soprattutto lavarsi le mani bene e spesso, evitare i contatti ravvicinati e mantenere sempre la distanza almeno di un metro, anche quando si indossa la mascherina, evitando gli affollamenti, gli assembramenti anche nei supermercati quando si va a fare la spesa, e bisogna rimanere a casa e uscire solo per strette necessità. Rimanere a casa non vuol dire mettersi a fare i clown, a truccarsi, a toccarsi il viso, le mani, le orecchie, gli occhi. Lasciate in pace questi organi preziosi, state buoni con fermi con le mani, direbbe il vecchio titolo. Utilizzate un fazzoletto di quelli che si buttano via dopo l'uso e vanno buttati via nei cestini della spazzatura, non così a casaccio. E poi, se dovete proprio starnutire, utilizzate l'ansa del gomito per poter evitare che di spandere in giro goccioline della vostra saliva. Arieggiate le stanze più che sia possibile, soprattutto se siete con altre persone, e con queste altre persone non dovete prodigarvi in brindisi con lo stesso bicchiere o addirittura bevendo a canna, che è anche maleducato. Si dice a canna, no? A canna. Buongiorno anche da parte mia. Continuo con pulire le superfici di oggetti con disinfettanti, non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. In caso di dubbio non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di base. Se si pensa di essere stati contagiati, chiamare il 112. Oggi naturalmente ancora aggiornamenti sul coronavirus, ci collegheremo con Bergamo e poi parleremo del nuovo ospedale da campo e poi parleremo dei disturbi del sonno che molti di noi hanno in questo periodo dovuti proprio all'ansia, all'emergenza coronavirus. Infine parleremo nello spazio Facciamo Chiarezza delle relazioni familiari. Dottore del Dipartimento delle Discipline Mediche dell'ospedale Fate Bene Fratelli, Isola Tiberina di Roma, presidente del FADOI, Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti, e soprattutto caro amico e consulente del nostro programma. Buongiorno professor Manfellotto. Ricordiamo. Buongiorno a tutti voi. E benvenuto tra di noi. Quale importante traguardo ha conseguito l'associazione che ella presiede insieme al contributo di Cittadinanza Attiva? Vuole ricordarlo? L'abbiamo già detto la settimana passata. Sì, avevamo chiesto all'AIFA che fossero prorogati i piani terapeutici in modo che i pazienti non avessero necessità di venire in ospedale per la conferma di questi piani. Cosa sono? Per alcune malattie croniche nel quali è necessario un farmaco anticoagulante, oppure per gli antidiabetici, oppure farmaci per l'insufficienza renale come l'eritropoietina, ma anche alimenti privi di proteine per insufficienza renale, il medico specialista fa un piano terapeutico ogni 2 mesi, 3 mesi, a seconda della tempistica che cambia da farmaco a farmaco. Noi abbiamo chiesto che in questo momento fossero prorogati questi piani in modo che le persone non dovessero circolare e venire in ospedale. L'AIFA ha accettato 90 giorni di rinnovo di questi piani terapeutici e poi speriamo di essere fuori da questa emergenza. Professor Manfellotto, a proposito della proroga, questo mette al sicuro il fatto di non dover andare a farsi rinnovare il piano terapeutico per farmaci che sono fondamentali per la cura di alcune patologie croniche. Proprio ieri rispondevo al telefono a una nostra amica che, chiamandoci sul nostro numero, mi ha domandato: ma il farmaco che devo prendere io non lo danno in farmacia? Perché col piano terapeutico uno può andare con la ricetta in farmacia e ritirare alcuni farmaci, per esempio gli anticoagulanti. Alcuni farmaci invece li danno a delle strutture specializzate. Come si devono comportare le persone che non hanno la possibilità di approvvigionarsi? Il piano terapeutico è prolungato, ma il farmaco come arriva a casa? Qualche ASL si è attrezzata per inviare il farmaco a domicilio, ma in questa situazione è particolarmente complicato. Purtroppo per questo tipo di distribuzione del farmaco rimane la necessità di andare alla ASL e ritirare la bustina o la scatolina con i farmaci. Però ecco, la parte burocratica, cioè del rinnovo del piano fatto in ospedale, quella è stata almeno
superata. E sulle visite invece, quelle già programmate, che servono anche per i controlli periodici, per vedere l'aderenza alla terapia, perché è importante che ci siano delle cadenze, fosse anche mensili, però ci sono. In quel caso come si devono comportare i pazienti? Allora, intanto vorrei dire che nel caso in cui con questi farmaci che si prende cronicamente, se si assumono cronicamente, ci fosse un eventuale problema, è chiaro che l'ospedale, lo specialista è a disposizione e quindi il paziente deve farsi visitare. Per esempio un farmaco anticoagulante, se c'è un'emorragia, un sanguinamento, è chiaro che in quel momento bisogna assolutamente farsi visitare dal medico e verificare che sta succedendo. Se ci sono delle visite programmate, in tutte le strutture come la nostra abbiamo tanto un triage telefonico per cercare di capire qual è il grado di urgenza, perché tutte le circolari e le disposizioni attuali prevedono che le visite urgenti ovviamente debbano essere fatte e si debbano programmare le visite brevi, già a breve termine, quelle che devono essere effettuate entro 10 giorni al massimo. Allora in questo caso si fa un triage telefonico e se la visita non è rinviabile abbiamo degli spazi dedicati ai controlli di questi pazienti. Purtroppo anche le altre malattie, nonostante l'epidemia, non si fermano e bisogna tenerne conto, è un'esigenza assoluta. Un'esperienza ormai pluriennale, nonché l'avvertimento drammatico di questi ultimi tempi, ci ha detto e ci insegna che in ospedale è facile, se non più facile, contrarre malattie infettive. Il rischio di infezioni di Covid è dimostrato dal dato epidemico che abbiamo dovuto amaramente registrare nella classe medica soprattutto. Allora, se uno deve recarsi in ospedale per altre ragioni, quelle che qui facevamo cenno con Pierluigi e con lei prima, deve adottare delle particolari precauzioni o ancora più rigide rispetto al resto della popolazione, o è l'ospedale stesso che riesce a organizzare una procedura adatta, come si potrebbe dire, ad hoc? Un percorso. Integro questa domanda con una constatazione. A Bergamo mi dicono persone di mia assoluta fiducia, i farmaci vengono portati a domicilio e c'è un'eccellente disposizione in questo senso delle autorità. Torniamo all'ospedale, professor Manfellotto. Sì, infatti per quello che mi diceva di Bergamo ha ragione, dicevo che questo tipo di distribuzione a domicilio in qualche ASL, in qualche città è stata effettuata, in qualche altra non è possibile, però è chiaro che ci sta cercando di affrontare queste criticità nel modo migliore. Quanto ai percorsi per i pazienti che vengono in ospedale, è stato intanto attivato l'indicazione di portare sempre la mascherina, di ridurre la prossimità, la vicinanza con le altre persone che sono in ospedale, con gli altri operatori, proprio per utilizzare quei criteri di distanziamento che si stanno utilizzando un po' dappertutto. E quindi anche in ospedale, e soprattutto in ospedale, il distanziamento, le misure di protezione devono essere adottate. In tutte le strutture ci sono i disinfettanti per le mani, in modo che ci si possa pulire dopo aver avuto contatto con un armadio, con una maniglia, un passamano, e poi la mascherina chirurgica per ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere gli altri, chi ci sta davanti. Sentiamo i contatti, perché molte sono le domande che ci sono state poste e sulle quali abbiamo creato anche questo spazio. Domenico. Sì, Pierluigi, anche oggi siamo in contatto con voi grazie a Facebook, abbiamo appena aperto una diretta Facebook, andate sul nostro profilo Tutta Salute Re3 e scrivete le vostre domande nei commenti. C'è anche il numero WhatsApp per mandare messaggi, è il 340-73-84068. Proprio da WhatsApp ci arriva la prima domanda da parte di Ilaria. Mia mamma ha la febbre da 10 giorni. Il medico inizialmente le aveva consigliato di aspettare, ma stamattina le ha detto di chiamare l'ambulanza e farsi fare gli esami all'ospedale. In assenza di sintomi respiratori, anche in caso di positività al virus, la rimanderebbero a casa e aggiunge, è meglio non spostarla? Facciamo un po' di chiarezza, scusi professor Manfellotto, proprio su che cosa deve fare una persona se stando a casa ha febbre e mostra quelli che potrebbero essere sintomi, sì, di un'altra sindrome da raffreddamento, ma anche abbastanza chiari per quanto riguarda il Covid, così almeno facciamo chiarezza per tutti. Allora, intanto per questo caso specifico, se il medico
ha chiesto alla signora di andare in ospedale, di chiamare l'ambulanza, e io non me la sento di modificare ovviamente l'indicazione e il consiglio del medico che conosce bene la situazione, quindi intanto la signora si attenga a quello che il suo medico ha prescritto. Come indicazioni generali si sa che i sintomi di allarme sono la febbre, che in genere è una febbre molto alta e anche resistente e persistente, la tosse, che è una tosse stizzosa, molto fastidiosa e difficilmente controllabile anche con le medicine che riducono la tosse, e poi una sensazione di affanno, una novità che il paziente non ha mai avuto e che ti rende difficile la vita, anche camminare, oppure fare le normali attività di casa, ma anche vestirsi o mettere le scarpe. Ecco, questo tipo di sintomatologia è una sintomatologia di allarme. Allora il paziente deve chiamare il medico, in medicina generale hanno attivato il triage telefonico, deve chiamare il medico valuta e consiglia in rapporto anche alle condizioni concomitanti di malattia del paziente, può essere un paziente giovane o un paziente anziano che ha altre malattie concomitanti, la bronchite cronica o il diabete, un danno renale, una malattia di cuore, la pressione alta, quindi il medico fa la sua valutazione. Se le condizioni generali sono di un disturbo che va avanti da giorni, sta peggiorando e le condizioni del paziente non sono stabili, allora in quel caso bisogna chiamare i numeri verdi o il 112 o i numeri verdi che hanno tutte le regioni, segnalare il problema e in quel caso poi si decide se mandare l'ambulanza e portare il paziente in un centro Covid. Grazie Carlotta. Professor Manfellotto, da casa ci continuano a chiedere l'interazione tra ibuprofene e coronavirus. Ci può essere qualche collegamento? È dimostrato? Ma stanno uscendo molte segnalazioni che circolano sui messaggi, sul web, uno ha riguardato alcuni farmaci per curare la pressione alta, adesso questo sull'ibuprofene. I nostri organismi di controllo, gli organismi regolatori, sia l'AIFA che l'Agenzia Italiana per il Farmaco, e per quello che riguarda l'ibuprofene e in particolare l'EMA, cioè l'ente europeo di controllo dei farmaci, hanno sottolineato che non ci sono delle documentazioni scientifiche, delle prove che ci sia questo tipo di interazione per ibuprofene e altri farmaci antinfiammatori. Anche per cui professor Manfellotto, le persone che stanno a casa, poniamo che la persona sia positiva, sintomatica, ma con dei sintomi che riesce tranquillamente a gestire a casa, viene rimandata al proprio domicilio, i farmaci antinfiammatori sono anche dei farmaci sintomatici che vengono prescritti, quindi diventa difficile poi anche gestire a casa una terapia con il timore che possa peggiorare la situazione. Dobbiamo anche dare dei segnali di tranquillità, alcuni farmaci vanno utilizzati, i sintomatici a casa vanno utilizzati. E questo è molto giusto, infatti proprio l'EMA e l'AIFA hanno detto che se una persona è in trattamento già cronico con questi farmaci non deve interromperli. Per quello che riguarda ibuprofene, ketoprofene, se una persona, un paziente prende questi farmaci perché ha dei dolori articolari, artrosi e non... Credo che ci sia un'avaria nel collegamento e torniamo alla bella effigie del professor Manfellotto. Eccomi qua. Dicevo, se il paziente prende questi farmaci per controllare una sintomatologia dolorosa e non riesce a fare una vita normale senza prendere, deve continuare ad assumerli. Per quello che riguarda poi invece la febbre, il farmaco che viene comunque raccomandato in caso di febbre, in caso di sospetta infezione da Covid o comunque in caso di febbre, quale che ne sia la causa, è il paracetamolo. Allora, è un momento bello per noi, seppure posso chiamarlo in questo modo. Si dice che per l'appunto il Ministero della Salute, si dice, lo ha fatto, sta arruolando molti nuovi neomedici e anche molti medici, non si finisce mai di essere medico una volta che hai cominciato, questo l'ho imparato. E allora è il momento di salutare, di guardare in faccia, per quanto consentito dalla tecnologia, uno di questi giovani che dall'inizio della trasmissione ci sta scrutando in una bella inquadratura da Padova, mi pare di capire. Allora, come sta? Intanto lo presento, è il neo dottore Michele Nicoletti. Quando si è laureato, dottore? Prego. Buongiorno a tutti, sono laureato a settembre scorso anno. Abbiamo fatto l'esame di Stato e
con il recente decreto ci stiamo iscrivendo agli ordini dei medici di tutta Italia. Quel che riguarda Padova, entro fine mese ci è stato garantito l'iscrizione all'ordine dei medici, quindi a tutti gli effetti un medico a servizio di questa. Senti, allora io ti do del tu perché diciamo sulla formazione medica vivo in un ambiente, quello della mia università, dove se ne vedono tanti. Molte volte il primo impatto è un impatto mediato dai tutor cosiddetti, cioè noi più anziani che diamo una mano. Te ti sei trovato in prima linea direttamente ad affrontare quello che probabilmente facevano i nostri nonni quando iniziavano la carriera. Qual è stata la tua prima impressione appena entrato in contatto con queste responsabilità nuove? Sicuramente è una situazione molto particolare, in quanto da studenti sicuramente siamo a contatto con la realtà ospedaliera, con i pazienti, però non abbiamo libertà di gestione, siamo degli osservatori. E la prima volta diciamo che ci ritroviamo a dover ragionare che forse tra una settimana saremo noi dall'altra parte della barricata, e quindi saremo noi quelli che dovranno assumersi la responsabilità di seguire e aiutare questi pazienti in ogni realtà in cui potremmo essere inseriti. Quindi, da una parte c'è una sensazione un po' di paura, di ansia di quello che possiamo andare a fare, dall'altra parte l'intero paese si sta mobilitando per stare dentro casa, e credo che insomma, abbiamo investito 6 anni della nostra vita per prendere una laurea di questo tipo, e quindi in qualche modo ritengo sia corretto e doveroso trovare delle mansioni che siano utili al sistema. Qual è il suo ruolo attuale, dottor Nicoletti, nella struttura ospedaliera? Dal punto di vista operativo, ci sono limitazioni alla vostra attività in corsia? Insomma, in soldoni, ci sono cose che potete fare o cose che è meglio aspettare prima di farle? E in che cosa siete abilitati? Mi domando, un intervento chirurgico di pronto soccorso come quelli di Pierluigi Spada, lo potete affrontare con serenità? Mi dica di sì, perché ho bisogno di ottimismo. Sì, allora. Allora, sicuramente siamo in un contesto dove tecnicamente siamo abilitati a fare un intervento, ma onestamente non lo sappiamo fare, nel senso che per ogni mansione che si va a fare c'è una curva di apprendimento, e di conseguenza la nostra è nella fase iniziale. Abbiamo studiato, abbiamo un background culturale per poter iniziare a fare queste cose, ma dobbiamo inserirci con la dovuta prudenza. Uno, per poter noi stessi imparare, due, per non creare impaccio a chi sta già lavorando in condizioni di grande difficoltà, e tre, anche per la salute dei pazienti che andremo ad assistere. Quindi ci sono delle mansioni che possiamo fare? Sicuramente sì. In questo momento mi chiedevo cosa sto facendo. Io sono a casa, sono rinchiuso in casa come tutti, visto che fino alla prova contraria non sono ancora iscritto all'ordine dei medici, perché ci sono tutti gli adempimenti burocratici. Settimana prossima, quando questi saranno superati, ci sono tutta una serie di bandi che sono stati aperti dalla regione, e andremo a valutare cosa andare a fare, ognuno secondo quello che si sente in allora, Michele, noi ti facciamo da collega, da tutta salute, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ma poi magari ritornerai a fine epidemia a raccontarci se magari è cambiata pure la tua scelta della specializzazione che sceglierai di intraprendere. Intanto grazie per il tuo contributo. Grazie dottore, e auguri davvero in bocca al lupo per tutto il suo lavoro. Il professor Manfellotto, lo chiedo a proposito di questa candidatura a una carriera brillante per il nostro amico Nicoletti. Chiedo anche a lei, tutta questa emergenza prima o poi finirà, speriamo prima, sarà finita insomma a un certo punto. Avremo più medici di quelli che servono e più posti in ospedale? Mi pare che sia saggio, potrebbe essere saggio approfittare di questa emergenza per non ricadere nella condizione di aver bisogno di strutture che sono state forse con troppa fretta e incosciente liquidate prima di arrivare al coronavirus a Codogno. Scusi, la fervescente grazie premessa. Michele. Grazie anche a te. Dica, professore. In molti ospedali del paese noi siamo un po' sotto organico.
nelle medicine interne spesso siamo sotto organico, ma anche negli altri reparti. Insomma, in generale c'è una difficoltà a reperire personale e siamo quasi sempre in difficoltà con la possibilità di assumere nuovi medici. Attualmente quindi si è fatta una grande apertura e speriamo che questo perlomeno ci porti ad avere, diciamo, un pareggio del bilancio, inteso in questo senso col numero di persone che vanno via in pensione e i nuovi medici che entrano, e di arrivare ad avere la dotazione di personale che ci serve sempre per andare avanti al meglio. Mi permetta di aggiungere una cosa alla bella testimonianza del giovane dottore: anche i pensionati adesso sono stati richiamati in servizio. Io cito l'esempio del fondatore della nostra società scientifica, il dottor Di Rosa, a Palermo, che è stato richiamato a dirigere un centro Covid, nonostante sia pensionato da alcuni anni, ha accettato, ha rifiutato anche il compenso che gli era stato offerto, ha chiesto soltanto un'assicurazione per la propria famiglia, che mi pare una cosa molto giusta. Io ho letto molto nobile quella lettera, professor Bellissima. Manfellotto, anche noi l'abbiamo letta, e mi sono commosso, perché la sobrietà di questo collega, che diceva grazie, vengo a lavorare, lo stipendio, quello che mi avete promesso, non era poco, non mi interessa, mi interessa che garantiate con un'assicurazione la dignità del mio lavoro. Io se avessimo il pubblico qui, se ne sarebbe caduto il teatro dagli applausi. Prego, Carlotta. Rispondiamo anche a delle domande, delle informazioni pratiche che ci arrivano dai nostri telespettatori. Ci scrive Ennia: sono in quarantena al mio domicilio e non residenza, come faccio a comprare le medicine senza pagare il ticket di fuori regione? Ma questa è un'altra delle situazioni eccezionali, però è previsto che i medici di medicina generale già normalmente possano affrontare questa criticità per i fuori regione in condizioni di malattia acuta, quando una persona si trova lontano da casa. A maggior ragione in questa fase di emergenza nazionale un medico di medicina generale dovrà affrontare il problema e risolvere e dare la prescrizione alla paziente. Ci sono poi peraltro le prescrizioni computerizzate che arrivano su tutto il territorio nazionale adesso. Ma volevo domandarle, in chiusura, lei ha la mascherina al collo, vogliamo dare un segnale, perché qua sulle mascherine si dice tutto e il contrario di tutto, vogliamo dare un'indicazione di prudenza agli italiani riguardo la mascherina? Ma guardi, si fa sempre riferimento a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che adesso raccomanda la mascherina chirurgica negli ambienti sanitari, ai medici, agli operatori e anche ai pazienti ricoverati, perché in questo modo si abbatte drasticamente la circolazione del virus. La mascherina protegge sicuramente chi ti sta di fronte e parzialmente, molto parzialmente, chi la porta. L'OMS non ha modificato ancora quella raccomandazione che dice nella popolazione generale, cioè camminare per strada con la mascherina se si è da soli non è necessario e non è indicato. Questa non è stata modificata anche perché è un bene prezioso attualmente la mascherina e bisogna tenerla da parte per utilizzarla quando è strettamente necessario. La domanda nasce spontanea a casa: si può quella mascherina, non quella che porta al collo lei, che è un po' troppo fragile, almeno da come la vedo qui nel collegamento, ma si può lavare, disinfettare una mascherina? Si può lavare e disinfettare una mascherina di quelle bianche che chiamano P2 o qualcosa del genere? Allora, questa qui è la mascherina chirurgica, questa che ho al collo, e questa non può essere lavata. Dopo l'uso deve essere buttata via con delle modalità corrette, in appositi contenitori. Le altre mascherine, quelle FP2 e FP3, che sono quelle filtranti, quelle proteggono l'operatore che le porta, la persona che le porta, ma non evitano che le goccioline di flughe, quelle della saliva, possano essere diffuse nell'ambiente. Quindi quelle proteggono esclusivamente chi le porta. Stanno uscendo adesso alcuni lavori, alcune raccomandazioni che vorrebbero risolvere proprio questo problema che lei giustamente sottolinea, cioè di possibilità di lavare, sterilizzare queste mascherine e poterle riutilizzare. È un problema che si sta affrontando. Appena lo sapremo, torneremo a parlarne. Professor Manfellotto ci promette di essere sempre affettuosamente vicino a noi, la potremo richiamare, spero presto, così come mi auguro di poter richiamare il dottore appena laureato, il dottor Nicoletti, che si chiama come me, Michele, a cui auguriamo buon lavoro nell'interesse dell'umanità. Grazie, professor Manfellotto. Una cosa? Prego.
Non è che mi permette di aggiungere una cosa? Ma certo, mi alzo in piedi anche. No, c'è questo problema che tanto si discute di fare i test, i tamponi ai medici, agli operatori sanitari. C'è sempre un nostro associato, primario di Magenta, Nicola Mumoli, ha scritto una lettera a Corriere della Sera dicendo li fanno i calciatori, li fanno i VIP, lo fanno nelle istituzioni, noi medici non, a noi medici e agli infermieri non vengono fatti. Io credo che questa sia una criticità. Io penso che si dovrebbe arrivare con una... progetto, protocollo realizzato dal Ministero della Salute con gli organi istituzionali e tutti i criteri di un protocollo serio ad arrivare a fare i test per il virus a tutti gli operatori sanitari e anche i test, lo studio del patrimonio anticorpale, quindi lo stato immunitario, e possiamo diventare come medici un grande laboratorio vivente per capire come funzionano come funziona questo virus, come si diffonde e come funziona la risposta individuale. Più ne conosciamo e meglio è per tutti. Quindi noi adesso, anche se abbiamo avuto un contatto con un malato, continuiamo a lavorare. Noi vogliamo continuare a lavorare e ci offriamo anche per studiare meglio questo fenomeno. Allora, aiuteremo a far chiarezza su questo ginepraio di tamponi e test sul tasso anticorpale, magari proprio con lei, professor Manfellotto, che salutiamo e ringraziamo, perché so che ha delle urgenze alle quali deve far fronte. Vi ringrazio. Arrivederci, professor Manfellotto.